siamo arrabbiati con questa amministrazione perché di fronte alla mobilitazione cittadina di svariati mesi, alle sentenze giudiziarie che finalmente sono arrivate in merito agli avvenimenti degli ultimi 10 anni, rispetto a degli articoli che pongono delle domande, quindi anche sui giornali se ne è finalmente parlato, l'amministrazione fa finta di nulla, va avanti, l'impresa Bergamo Parcheggi non viene messa minimamente in discussione rispetto alle sue responsabilità passate, e quindi dobbiamo subire questa operazione finanziaria, economica, che comporterà degli svantaggi enormi alla città a livello ambientale, a livello di mobilità, a livello poi di benessere dei residenti che vivono nelle case limitrofe, grandi temi che poi potrebbero essere sviscerati in tantissime altre questioni. Non c'è nessuna volontà da parte dell'amministrazione di approfondire i problemi che questo parcheggio porterà, si trincea dietro a grandi bugie che possono essere ci sono le penali piuttosto che non abbiamo deciso noi, sono grandi bugie appunto che l'amministrazione continua a dire, che cominciano a far arrabbiare molta gente perché dimostrano un atteggiamento veramente poco aperto al dialogo, poco democratico, quindi di fronte alla cittadinanza che si mobilita un comune non dovrebbe assolutamente trincerarsi dietro al silenzio e far finta di nulla, a maggior ragione quando invece dimostra di allearsi con una società privata per portare avanti questa benedetta operazione voluta non si sa ancora ben da chi, ma è evidente che è contro la cittadinanza, che dimostra di non volerlo in questa manifestazione, per esempio con la raccolta firme, altra situazione che il sindaco non ha considerato, non ha volutamente dato peso al fatto che siamo riusciti in poco tempo a raccogliere così tante firme. Che dire, siamo sempre in tempo, il parcheggio non è ancora costruito. Se ci fosse la volontà da parte dell'amministrazione di cominciare un processo partecipativo su questo tema, credo che sia solo che un buon risultato e un buon atteggiamento da un sindaco intelligente che fa il suo lavoro, perlomeno mettersi a disposizione di una città e di non fare quello che alcune imprese, alcune società private pilotano al posto suo. Scendere in piazza significa riprendersi la città che è di tutti, così come questa questione l'abbiamo posta come una questione di tutti, in realtà ce ne sono tante altre che abbiamo pensato essere sulla stessa riscontro le stesse problematiche di non ascolto, e quindi le alleanze sono sorte abbastanza spontaneamente e probabilmente ce ne potrebbero essere anche altre, perché evidentemente se un'amministrazione si pone in questo modo, ogni intervento in cui ci sono grossi interessi ma anche grossi problemi e criticità che si possono sviluppare in futuro andrebbe coinvolta la cittadinanza, per cui è anche una manifestazione preventiva rispetto a interventi futuri e sono previsti.